appuntamento con la nostra rubrica quotidiana dedicata all'approfondimento e all'analisi dei vocaboli della lingua italiana. Nuova puntata di Parole, Parole, Parole. Quest'oggi ci occupiamo del vocabolo stravagante, il cui significato indica una persona o qualcosa di bizzarro, singolare, bislacco oppure imprevedibile. La sua etimologia ci dice che è una voce dotta, recuperata dal latino medievale extravagans, derivato a sua volta da vagans, dal participio presente di vagari, cioè errare, col prefisso, ovviamente con l'aggiunta del prefisso extra, cioè fuori. Tra i sinonimi possiamo citare strano, bizzarro, eccentrico, strambo, strampalato, bislacco, originale, oppure particolare o fuori dal comune. Tra i contrari, invece, ragionevole, equilibrato, semplice, regolare oppure comune. Ecco, quello che è particolarmente emblematico di questa parola è che spesso purtroppo viene attribuita in senso negativo. In realtà, lo ribadisco e già l'ho ribadito in altre occasioni quando parlavamo di aggettivi che riguardano la diversità di una persona, essere stravagante non necessariamente implica qualcosa di negativo. Ecco perché quest'oggi ho scelto una citazione proprio di Luigi Pirandello. Originali, dice Pirandello, per forza non si può essere, o lo si è o non lo si è. Chi vuole essere per forza originale riuscirà ad essere strano e nient'altro. Ecco, quello che dice Pirandello è che non bisogna essere diversi, o meglio, strani, perché ci viene imposto, perché vediamo l'originalità in qualcun altro. Ognuno di noi è originale a modo suo, in qualcosa, quindi non dobbiamo manifestare una stranezza basata così sull'inventiva soltanto per far credere agli altri che no, anche noi siamo stravaganti, originali. Non è così. Quello che dice Pirandello è che ognuno è originale al modo suo, non bisogna necessariamente creare un'ulteriore cosa che riguardi la nostra originalità, perché noi siamo già unici, è questo quello che dice Pirandello, quindi non abbiamo bisogno di inventarci ulteriori stranezze. Quando manifestiamo la nostra originalità è perché viene da de dentro noi stessi, quindi è innata ed è ovviamente qualcosa di particolare che ci contraddistingue, che ci rende unici. Ognuno di noi è unico, ognuno di noi può essere definito stravagante, ma non in un'accezione negativa. Anzi, il nostro essere unici ovviamente è di ispirazione per chi ci circonda, come chi ci circonda è di ispirazione per noi. Per tale ragione, perché tutti dalla propria unicità e da quella altrui possiamo ovviamente imparare, ricavare qualcosa. Siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo le nostre pagine social di riferimento che sono Sicilia24 e Spazio Notizia, sia su Facebook che su Instagram. Continuate a scriverci lì le parole di cui siete più curiosi, ovviamente della lingua italiana, e nel corso delle prossime puntate le approfondiremo insieme. Grazie per la vostra attenzione. Parole, parole, parole. Torna domani.